The Show. Sei già abbonato a The Show Plus? È iniziato Team The Show React Plus, il format in cui reagiamo a ciò che non si può mostrare su YouTube. Primo episodio? Porno in realtà virtuale. Abbonati. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? A proposito di fantasie assurde, vi siete mai chiesti come si vede un porno in realtà virtuale? È online The Show React Plus, reagire al porno in realtà virtuale. No, trovi... mi dispiace. Come no? Trovi il link in descrizione. Dai. E poi a metà video mettiamo il trailer. Dai. Ma torniamo a noi. Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto. Detto fatto. Andate in un bar, portate un montalatte, del latte e del caffè. Chiedete se c'è una presa e fatevi un cappuccino. Buongiorno. Sì, posso usare la corrente? Sì, prego, certo. Ah, grazie. Ok, grazie mille. Viene a pubblicizzare il caffè nel bar. No, no, mi sto facendo un cappuccino. A lei si sta facendo un cappuccino? Sì. Bravo. Grazie. Il segreto è sbattere la schiuma, così non si formano le bolle. Scusami, ma io pensavo dovessi caricare il telefono, cioè... mi ha chiesto la corrente, non sapevo che stessi facendo... Mi sto facendo un cappuccino. Mi dai solo un cucchiaino, per favore? La schiuma dei bar non è mai come la voglio io e così via. Scusa, ma non ho capito, allora chiedimelo. Posso chiedere solo un cucchiaino e poi... No. Posso non dartelo. Sì, è vero. Okay. Però il servizio lascia un po' desiderare. Se... Certo, sì, va bene. Amaro è più buono, fa bene alla vero. Linea. Amaro. Cappuccino è buono, cappuccino è buono. Cappuccino è buono, servizio lascia. Cappuccino 10, servizio 9. Ok. Mi ha trattato un po' male, ma una mamma molto bella. Meno male, meno male. Quindi, dai. Marito è il più bello di tutti. Meno male che l'hai capito. Comprate un portafoglio e al momento di pagare cercate i soldi dello stesso. Non trovandoli, lamentatevi di aver appena subito un furto da parte della commessa. Salve. Solo al portafoglio, grazie. 30 euro. Aspetti che... Scusami. Quanto? Sono 30. 30? No, aspetti un secondo, che mi sa che non ho... Devo passare... Allora, passo a prelevare, che c'ho il portafoglio, guarda, senza contanti proprio, purtroppo. E passo a pagare, cioè passo a farla qui. Il portafoglio? La prima sì. Perché devo dare il mio portafoglio? No, questo è il mio portafoglio. Come c'è? Cioè, sono i miei documenti dentro, che è il suo portafoglio. Alessio Stigliano, sono io, guardi. No, certo. Vede, guardi, no, non tocchi la proprietà privata, il portafoglio è mio, mi tocca il portafoglio, mi dà fastidio. Guardi dentro. No, guardi, non ho purtroppo contanti, le sto dicendo. Ma in giro se la chiamo le guardie. Io chiamo le guardie, che lei mi vuole rubare il portafoglio, cioè mi scusi, eh. Cioè, non ho capito, adesso... Comunque, se l'interno tutti li passa, grazie. No, sto qua, non scappo io, si figuri. Ma c'è anche scritto il codice. Ma lei sa cos'è la streetwear? Come i ragazzini che hanno l'etichetta sulle scarpe. A me piace essere un po' alla moda, cioè non capisco adesso lei cosa... Perché deve giudicare come mi vesto, come vado in giro. Chiamate un negozio e chiedete se potete disturbare. Quando vi diranno di sì, iniziate a disturbarli. Sì, buongiorno, ferramenta? Sì. Posso disturbarla? Dica. Fate dal vivo lo scherzo che avete fatto al telefono. Chiedete in un negozio, posso disturbare? Quindi, dopo la risposta affermativa, iniziate a disturbare. Buongiorno. 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 Posso disturbare? Prego. Dica. Grazie. Boh. No. Dimmi. Io ho bisogno di un'informazione per un vestitino che ho visto di là. A me serve un XS per una signora molto minuta. No, ma vanno un po' larghini come modelli. Perché è una signora che pesa veramente neanche poco. 50 kg è molto bassa. Se ha qualcosa che può andare bene, è sempre un vestitino così leggero, abbastanza... Una XS. Io, cioè, io la vedevo oggi a pranzo, volevo portare questo pensiero per mia zia. Thank you.
Basta, dai fastidio. Basta. Provo chiesto prima. Sì, bravo. Ma no, basta. No. Troppo rumore. Non pensavo, non mi hai chiesto che dovevi suonare. Ah, no, ho chiesto, posso disturbare la signora? Ha detto, prego. No. Oh, forse non l'hai capito. Però uno chiede, poi voi. Ho capito, ti ringrazio, vai però. Vi siete sentiti disturbati? Sì, sì, perché da fastidio la musica così forte. Ah, scusami. È la musica il problema, mi scusi. Fuori va benissimo, in un locale rimbomba così tanto. Scusami te, va bene. Mi scusi, grazie. Arrivederci. Ma è terribile, guarda, non deve alzare le mani, ma che deve fare? Posso scusarmi se vi ho disturbato. Che bello. Però. Posso una. Per piacere, scusami, puoi andare via? Ok. Mi scusi. Dai. Mi scusi. L'ho disturbata, signora. No. Allora. Piccolino. Fate una cosa che non avete mai fatto. Andate a lavorare. Buongiorno, allora io ho una moto a tre ruote che mi hanno regalato e praticamente non parte neanche. Volevo capire se potevo portarla qui, vederla insieme, capire... Ma chiedi alla signora prima. Ok. Salve. Sto lavorando. Oh, stai lavorando? Io devo aggiustare una moto a tre ruote. Sì, mi dica. Non lo so, Deborah. Io non ne capisco proprio per niente. Guarda, ti faccio parlare con il mio collega e... Sì, parla pure con lui. Sì, salve signora. Il signore deve cambiare, deve avere una moto a tre ruote. Chi è questo, Deborah? Chi è questo? Sì, piacere, Alessio. Io devo riparare una moto. Sì, però devo uscire dall'officina perché non possiamo... Ma io stavo lavorando, stavo cambiando... Io sono qui e lui era lì, su quella lì. Bene. Andiamo a mangiare tra poco, ragazzi, dai, io finisco qui. Ecco te? No, lavora qui, credo. Io scusa, sto chiedendo. Scusa, sì. Devi uscire un attimo dall'officina, parliamo fuori. Tu faccio lavorare da fuori. Parliamo fuori, da sì. Dove vieni? Parliamo fuori. E io da Milano, sì. Ok, quanto tempo sei qui? Io lavoro qua da oggi, primo giorno. Ok, io sono il tuo capo. Ah, piacere, sì, mi hanno parlato di lei, detto che ero assunto. Prendete un VR e guardate un po' in un negozio. Quale? Vorrei prendere questo ma non... Chi è? È buono. Chi è? Questo volevi? Sì. Il frullatore? Così non riesco a finire il livello. Sto giocando a Fortnite, sto buildando, non è che sto facendo altro. Devo finire un secondo qua. Il livello... Questa cosa non... Credo stia finendo, Chi è? No, non vedo. Come spazio, no, è che c'è già il trailer di Team The Charrette Plus reagire al c***o in realtà virtuale. Ho trovato quello giusto, Ciccio. Lo facciamo partire magari adesso? Sto finendo il livello. Facciamo partire il trailer, va che è meglio. Sì. Sto finendo il livello. In Team The Show React li avete visti urlare. Piangere. Non riesco a fare niente. Urlare. Urlare. Aiuto. E urlare. In Team The Show React Plus li vedrete reagire a qualcosa di ancora più unico, ancora più estremo, ancora più plus. Tutto quello a cui normalmente è vietato reagire su YouTube. Nel primo episodio i nostri eroi sperimenteranno le innovazioni e le sensazioni di un'avanzatissima tecnologia. Chi non l'ha mai provata non può nemmeno immaginare cosa significhi la realtà virtuale. E per farlo... Scusate, devo dirlo con il giusto tono di voce. Per farlo, li faremo reagire alla prima cosa che ogni essere umano penserebbe di provare una volta indossato questo visore. Il porno. Salve. Wow, this place is amazing. Grazie, cara. Hi. Grazie. Ah, anche lei si sta guardando intorno. Ah, ti piace questo posto, questo capannone incredibile. Devo dire che è un ristorante particolarmente... C'è qualcosa di sospetto, Dove sono tutti? Ah, beh, li ho pagati ovviamente per levarsi dei c***oni, perché se no, scusa, come facciamo a girare il porno? Is there something that would make you feel better? Ma che cazzo stai dicendo? Io tutto questo non riesco a sentire i miei dialoghi, quindi non so che cosa gli sto dicendo. Cioè, posso solo interpretare i miei dialoghi in base a... Reagire al porno in realtà virtuale è già online, in esclusiva per gli abbonati The Show Plus Plus Plus. Entrate in un bagno pubblico e urlate a quelli che escono. Hai cagato? Hai cagato? Hai cagato? Ci conosciamo? No.
Allora, dov'è il problema? Ah, il bagno è lo stesso. Allora, se mi guardi e mi fai una battuta, quantomeno ridi. Ma figurati, sono chiesto se avevi cagato. Ho capito, ma che cosa significa? Se dal tuo corpo è uscito un pezzo di... Quello significa. Vuoi fare simpatico o stai facendo sul serio? Hai cagato? No. No, vedi? La risposta no. Non sarà difficile come domanda, poi... Dai, vedi di fare qualcosa di serio, LOL, cioè, non è che... Chiedete ad uno sconosciuto di leggervi un foglio perché non ci vedete bene. Il foglio è un tampone positivo. Scusi, fermo, stai attento al muro. Ah, c'è qualcuno? Sì. Posso chiedere un favore? Può leggere questo, per favore? Mi dice cosa c'è scritto, perché non riesco a leggerlo. Grazie. Grazie, gentilissimo. Che esame hai fatto? Ho fatto un esame, mi ha messo un bastone nel naso, come un bastoncino nel naso. E adesso stavo aspettando mi venisse. Il tampone hai fatto? Sì, mi sa di sì. Quello che... sei positivo, eh? Sono positivo? Sì. Ah, grazie. E quindi cosa devo fare? Aspetta. Posso aspettare qui con lei? Mi può accompagnare? Vicino a me no, però. Che da solo non vorrei stare. Però so, ma se sei positivo io non ti sto vicino. Ma cosa significa positivo? Perché sono vivo, cioè io penso positivo. Ma vai a... In che senso? Io sono figlio unico. Trovate un altro. Andate in un negozio di elettrodomestici e fate finta di cucinare in un forno. Poi lamentatevi con i commessi perché il forno non funziona e il vostro cibo è ancora crudo. Buongiorno. Salve, non va al forno però. E direi proprio di no. Vorrei provare. Prima di acquistare, sì. Per questioni di sicurezza non li teniamo attaccati. Ah no? Devo toglierla, immagino. Direi di sì. Se mi dai una mano, tengo un secondo. Oggi pure lì. Ma solo questo o anche gli altri? No, tutti. Ok, allora aspetti che tolgo anche il pollo. Va bene. Cavolo. Non puoi provare i prodotti in negozio, per questioni di sicurezza non ce li fanno provare. E a me Arianna mi aveva detto di venire, che era tutto che si poteva fare sta cosa, poi... Ma sa com'è, mi sembrava una cosa logica, capito? Un forno, sì, lo provavo, sì, no, mettendo... Cioè... Le questioni di sicurezza, proprio di... Fanno 90 gradi queste, giusto? Magari le facciamo al vapore, tipo. Non c'è corrente dentro lì, non puoi provare. Capito, che ristorante siete, mi scusi, cioè. Non puoi provare. Buona giornata. Chiedete ad uno sconosciuto di leggervi un foglio perché non ci vedete bene. Il foglio è un tampone positivo. C'è qualcuno? Sì. Ah. C'è. Buongiorno, signora. Posso chiederle un aiuto? Io avrei... questo foglio, ma chiaramente non posso leggerlo, stavo aspettando mia zia, però so. Se me lo può leggere un secondo. Ho fatto il tampone. E non, cosa c'è scritto? Però è positivo. Ah, è positivo? Sì. Ah, e c'avevo un po' di raffreddore, infatti. Ah, okay, no, però questo lo sapevo, me l'aveva detto il dottore che l'aveva appena fatto, che è positivo. Aspetta, fermo. Ok. Ah, grazie mille. Allora va. Allora tu vai avanti, a un certo punto vedi una farmacia. Vedi no perché non puoi, vedo. Giusto? Ah, giusto. Vabbè, c***o vuoi, che ti devo dire? Vabbè, vado dritto. Arrivederci. Poi dopo chiedagli, A few moments later. Scusate, sapete dove è Sesto Rondò? Ancora. Devo andare dritto. Io sto andando dritto, mi hanno detto a un bar prima di andare dritto. Dritto. Grazie. Devo andare dritto. 5 minutes later. Metropolitana di Sesto? Siamo sempre noi, siamo quelli di prima, devi andare sempre dritto. Dritto. Vado, che c'ho un po' di raffreddore. Però è positivo. Much later. Non so come uscirne. Si giri. Ok. Si giri ancora. Signora, lo sa fare questo? Fa apposta, vedi. Era una candid camera, signora, le spiego. Ma riconosci? Era un video che tu ci hai riconosciuto. No, signorina, una candid camera. C'era una candid camera. Una camera qui. Era una candid camera. Era una telecamera, guarda. Era uno scherzo, era una candid camera. Ci ha sgamato la telecamera. Lui che sembrava tanto un bravo ragazzo. Ecco. Ragazzi, no, è uno scherzo, caro. Non ti incazzare perché tu hai fatto la cacca. E già chi sono questi qua? No. Allora, lavati le mani prima di darmi i pugni, no? Hello. Sì, ci vedi in realtà, era una piccola candid camera. No, non sono non vedente. Non è neanche fuori di
testa. No, 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 sono no. Vabbè, questo da vedere, signora. Sei video show, ti conosci? Ma sì! Scusalo. Faccio un lavoro strano. Scusami anch'io. Come avrete capito, in descrizione c'è il link a Team The Show React Plus. Lasciatemi dire solo una cosa su questo contenuto. Oltre a essere molto divertente, perché ovviamente vedere delle persone immerse in una realtà fa ridere, è anche una bella occasione di riflessione sul mondo della e del perché da questo video escono anche dei pareri molto interessanti e delle visioni molto interessanti di tutto il nostro team, che un po' rappresentano questo momento e la visione che c'è in questo momento del è uno di quei tipici video che, visti fra 30 anni, quando probabilmente determinati tipi di video si vedranno magari solo ed esclusivamente con la VR, sarà strano ed interessante. È un video segnatempo. E poi fa morire da ridere, ragazzi, ve lo giuro. Questo era un tentativo di farvi abbonare dicendo cose vere, però questo video non è solo gente che urla guardando dei c'è anche un messaggio di fondo. È interessante da guardare, è un mezz'ora di contenuti del Show Plus. Detto questo che ci tenevo, lasciate un like, perché a 150.000 like torna Detto Fatto, qui per tutti, per strada, solo per voi. Beh, lo sapete come funziona, scrivete qui sotto cose da dire a fare agli sconosciuti e noi proveremo a farle. Non vi garantiamo nulla, però alcune perle nasceranno, siamo sicuri. Seguiteci su Instagram, qui ci sono i nostri profili, qui quello di The Show, in descrizione il nostro canale di Telegram. Iscrivetevi al nostro canale cliccando qui in alto e se volete vedere, insomma, l'avete capito perché l'abbiamo detto in mille salse, il Team The Show React Plus, abbonatevi qui sotto, c'è il tastino oppure il link in descrizione.